Federico come rete educatrice e educatori ospiti. Ciao a tutte e tutti, parlerò di lavoro sociale. Questo intervento è preparato e condiviso con compagni e compagni che da anni, hanno lavorato in questo settore e che da altrettanto portano avanti un intervento sindacale. Il settore del sociale o lavoro sociale è molto ampio, va dalla figura dell'OSS, all'interno dell'RSA, case di cura per gli anziani, passa per i centri di accoglienza per migranti, come CASS SAI, per l'assistenza ai studenti disabili nelle scuole, nei centri diurni, nelle case private, per la grave marginalità adulta e altre fragilità che troviamo all'interno della società. Il nostro lavoro sindacale all'interno di questo settore è intrecciato con tante tematiche di cui stiamo parlando oggi. Faccio prima così. Con interventi specifici, tra cui per esempio lavoro di cura e femminilizzato, lavoro povero, intersindacalità, appalti, sanità e welfare. Il lavoro sociale è per definizione un lavoro di cura e spesso per retaggi purtroppo legati alla cultura patriarcale nella quale siamo ancora tutti immersi, è rinviato a figure femminili, che quindi sono figure che si prendono storicamente cura della famiglia, delle fragilità all'interno del nido familiare. La maggior parte infatti di chi svolge questo lavoro è donna o si riconosce in quanto tale. Ed essendo un lavoro di cura, spesso questo lavoro non viene visto come un vero lavoro, come, quasi come volontariato, no? Come qualcosa di dovuto all'interno della società. Questo porta e ha portato a una devalorizzazione del lavoro sociale storicamente, come ci dimostra per esempio il contratto nazionale applicato, quello delle cooperative sociali, contratto che ricordiamo è stato rinnovato una sola volta negli ultimi 12 anni, con un aumento di 80 euro lordi, per esempio. Un contratto che ad oggi non ha ancora introdotto la quattordicesima, che ha una paga base oraria tra gli 8 e i 9 euro lordi. Questo rispecchia esattamente quello che da tempo chiamiamo lavoro povero. Perché ricordiamoci che con 6-7 euro netti all'ora si porta a casa 1.000-1.100 euro, perché l'altra condizione poi costante è anche il lavoro part-time in questo settore. Se ci mettiamo anche appunto l'incidenza e l'impatto dell'inflazione degli ultimi 2 anni, capiamo benissimo che tutto questo non porta assolutamente ad alcuna stabilità di questi lavoratori e lavoratrici, tanto che negli ultimi anni si parla di fuga dal settore in cerca di migliori condizioni, a scapito anche della formazione individuale di ognuno. In questo momento le centrali cooperative e i sindacati confederali stanno discutendo del rinnovo del contratto. Immaginate tutti di quanto si parla, appunto, si sta discutendo di questo aumento. Una percentuale che andrebbe a sanare appena appunto il peso dell'inflazione in questo momento. Questo vuol dire semplicemente mantenere questo settore, questi lavoratori e lavoratrici in una situazione di povertà, appunto, di working poor, come vengono chiamati appunto questi lavoratori. Però vorrei fare un passaggio anche sulle lotte che ci sono e che hanno attraversato questo settore e che in particolare negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, come ADL COBAS stiamo portando avanti insieme a SIAL COBAS e anche appunto in rete anche con altri sindacati, agendo per l'intersindacalità che anche di cui Sergio ci parlava prima, tra cui CLAP, COBAS Lavoro Privato e anche SCB. Con questa appunto realtà abbiamo costruito in questi anni una prima, secondo me fondamentale, esperienza di rete intersindacale, la rete IOS, appunto la rete intersindacale degli operatori e delle operatrici sociali, che ha portato ad unire e ad attivare tante lavoratrici e tanti lavoratori del settore in molti territori.
lavoratori e lavoratrici che fino ad allora non si erano mai organizzati. Il settore del lavoro sociale è storicamente un settore a bassissima sindacalizzazione. Un lavoro che appunto ha portato anche ad un primo sciopero generale nazionale del settore nel 13 novembre del 2020. Le lotte portate avanti dal 2019 in poi, data appunto anno dell'ultimo rinnovo contrattuale, hanno dato sicuramente dignità e forza al settore, cercando appunto di non lasciarlo indietro, come invece storicamente si è sempre fatto. Tra le altre cose, sicuramente alcuni risultati sono stati raggiunti a livello territoriale, sicuramente migliorando alcuni appalti, alcune lotte territoriali sono state sicuramente molto incisive. A livello nazionale sono state anche introdotte alcune migliorie e di altre ne stiamo discutendo insieme. Ultimamente abbiamo promosso anche un incontro sui part-time ciclici verticali e sulla necessità di garanzia del reddito. È sicuramente un settore non facile da organizzare e in cui portare avanti le lotte. È un tema di confronto che portiamo avanti da tempo insieme ad attiviste e attivisti dei sindacati e alle lavoratrici. Questo perché la composizione appunto del lavoro è molto particolare, come dicevo prima. A differenza per esempio del mondo della logistica, che sicuramente tutte e tutti conosciamo bene, in cui il momento dello sciopero è anche molto impattante, si va a praticare anche un blocco delle merci, quindi un danno diretto anche alla capacità di accumulazione di profitto delle grandi aziende. Nel lavoro sociale, quando si sciopera, si va a bloccare quello che è un servizio fornito alle persone, anzi appunto molto spesso persone con fragilità. E quindi non è un bene materiale che si va appunto a bloccare, ma è un bene sociale. Come uscire da questo impasse, che è appunto un impasse che blocca anche molti lavoratori e lavoratrici con un senso di colpa, insomma, un ricatto che non viene solo da fuori ma anche da dentro, è un ricatto appunto psicologico, è sicuramente quello che noi abbiamo individuato, di andare anche oltre al coinvolgimento solo dei lavoratori e lavoratrici, ma cercare di vedere questa lotta appunto come una lotta veramente della società, quindi come un lavoro di sindacalismo sociale veramente, cercando di coinvolgere quindi la cittadinanza, a partire chiaramente dall'utenza, dai familiari dell'utenza, di chi si rivolge, di chi ha bisogno di questi servizi. Una cosa che fino ad ora sicuramente non ho ancora detto è che questo lavoro si svolge, guarda caso, infatti principalmente in appalti pubblici fatti con prefetture, regioni, comuni, aziende sanitarie e territoriali. La logica appunto degli appalti è quella del massimo ribasso, purtroppo, e il settore sociale è pienamente implicato in questa logica. Ci ritroviamo infatti in situazioni allucinanti, ad esempio lavoratori che non si vedono pagati gli spostamenti da un servizio all'altro, lavoro a cottimo, perdita di ore di lavoro e quindi di retribuzione, ma anche applicazione appunto di banca ore, quindi non pagamento delle maggiorazioni, insomma contratti part-time tenuti a poche ore il più basso possibile per mantenere questo stato di ricattabilità e giocare appunto su questi tipi di modalità contrattuali. E abbiamo appunto accennato anche prima a un contratto come quello del part-time ciclico, che abbiamo appunto definito forma di precarietà a tempo indeterminato. Nel contesto, e vado a chiudere, in cui viviamo, dove la sanità pubblica e i servizi sono appunto sempre più tagliati e vanno sempre più verso la privatizzazione e quindi lo smantellamento di quello che di pubblico ancora c'è, è fondamentale quindi andare oltre e attivare lotte che vadano infatti dalle lavoratrici alla cittadinanza, senza appunto pensarsi in un settore chiuso. La lotta di lavoratrici e lavoratori del sociale è una lotta non per loro appunto, ma per tutti e tutte. È una lotta che va a toccare chiunque, che va a toccare la società stessa nella quale siamo. Per questo dobbiamo continuare a supportarla.